In questa puntata de La voce del paziente. Raro chi trova, a parte la caccia al tesoro digitale per le malattie rare d'accumulo, lisosomiale. Alexa, dimmi di più sul tumore, l'app di sostegno psico-oncologico direttamente negli smart speaker. Gilteritinib, approvata la rimborsabilità, PDTA certificato per tumore alla prostata al San Giovanni Addolorata di Roma. AISM presenta progetto IDEA contro la violenza su donne con disabilità. Le malattie da accumulo lisosomiale sono malattie metaboliche rare dovute a un difetto di proteine che determina l'accumulo nella cellula di sostanze che diventano tossiche e portano la cellula a morte. Sono malattie genetiche ereditate come autosomiche recessive da due genitori portatori sani, ad esclusione della sindrome di Hunter e della malattia di Fabry, che vengono ereditate per via materna. Non è semplice conoscere quanti pazienti sono affetti da queste patologie a causa della mancanza di registri specifici e dei ritardi di diagnosi, ma lo screening neonatale potrà far avere un'idea precisa della frequenza della malattia attraverso l'identificazione biochimica molecolare presintomatica. Attualmente sono in corso studi pilota al riguardo. Per diffondere conoscenza soprattutto nei neogenitori, fascia d'età sicuramente capace nell'utilizzo dei social, è partita Raro chi trova, campagna promossa da Takeda Italia con il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria, Associazione Italiana Anderson Fabry, Associazione Italiana Gaucher e Associazione Italiana Mucopolisaccaridosi e Malattie Affini. Fulcro della campagna è una caccia al tesoro digitale che coinvolgerà influencer e utenti, mettendoli sulle tracce delle informazioni su queste malattie. La caccia al tesoro si svilupperà sul sito www.rarochitrova.it. In sostanza noi siamo partiti da un obiettivo ben preciso: generare conoscenza e attenzione nei confronti di tre malattie rare, poco conosciute e soprattutto non semplici da diagnosticare. Tre malattie che a causa delle loro caratteristiche fanno i conti purtroppo con una scarsa conoscenza sia da parte dei media che da parte dell'opinione pubblica e quindi anche difficili da comunicare. Ed è quindi stato molto, e quindi è molto importante che intorno a queste patologie si crei prima di tutto consapevolezza e conoscenza e direi anche partecipazione attiva da parte dei cittadini. Questo perché in questo modo si riesce a essere da un lato al fianco dei pazienti così fragili e purtroppo delle loro famiglie che subiscono, diciamo, queste malattie, ma soprattutto dall'altro sensibilizzare sulle aree sulle quali bisogna focalizzarsi, appunto la diagnosi precoce e la ricerca. Per cui il punto fondamentale dal quale siamo partiti, la sfida e la domanda che ci siamo posti è stata: come portare la comunicazione su queste malattie al di fuori dell'ambito medico-scientifico o specialistico? Come fare a comunicare con l'opinione pubblica e spingere quindi le persone comuni che non vivono quotidianamente queste malattie a interessarsi, a scoprire informazioni su queste stesse patologie? Siamo partiti da un claim molto semplice che ha, diciamo, motivato poi la costruzione di questa caccia al tesoro digitale: ciò che è raro spesso è anche prezioso. E quindi la rarità di queste malattie deve essere intesa non un ostacolo, ma come un punto di forza, perché sono le informazioni su queste malattie, sono la conoscenza su queste patologie che devono essere portate fuori dall'ombra, devono contribuire a creare nuove terapie, a migliorare la qualità di vita dei pazienti. E da qui quindi l'idea di questo format di caccia al tesoro digitale, appunto, Raro chi trova, che coinvolgerà influencer e spero tanti utenti che verranno messi sulle tracce di informazioni su queste malattie. Ci sarà un vincitore al termine della caccia al tesoro, che sarà colui il quale avrà avuto la capacità di raccogliere quanti più indizi su queste patologie. Però mi preme dire che in realtà i vincitori saranno tutti coloro i quali parteciperanno all'iniziativa, dando il loro contributo per diffondere informazioni e conoscenze su queste malattie così particolari, facendo conoscere soprattutto l'importanza della diagnosi, perché la presa in carico va messa in atto tempestivamente,
E le criticità diagnostiche purtroppo sono legate alla scarsa conoscenza e alla poca consapevolezza di questa malattia, non solo da parte dell'opinione pubblica e quindi anche dai genitori, ma talvolta anche dagli stessi medici. Per cui, e concludo, se saremo in grado, se riusciremo con questa iniziativa che abbiamo messo in piedi ad aumentare l'informazione su questi temi, ad aumentare l'attenzione di più persone su quanto è importante la diagnosi precoce, e allora credo che avremo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati a beneficio soprattutto dei pazienti e dei loro familiari. Supporto psico-oncologico sugli smart speaker per rispondere alle esigenze dei pazienti e dare loro un primo supporto. Pfizer, con il patrocinio di SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia, ha lanciato il servizio Di più sul tumore, gratuito per Amazon Alexa, che può essere fruito dagli smart speaker o da app mobile, e offre informazioni e approfondimenti sulla gestione psicologica delle diverse fasi di malattia. Alexa, chiedi a Di più sul tumore i contenuti. I nostri contenuti approfondiscono alcuni aspetti che possono esserti d'aiuto per affrontare la malattia. Scegli la tematica che ti interessa di più. 1. Come elaborare la malattia. 2. Come gestire le emozioni. 3. Come gestire le relazioni. 4. Come superare la malattia. Quali tematiche vorresti approfondire? 1. Elaborare la malattia è un passo importante. Ecco alcuni contenuti che possano supportarti in questa fase complicata. Di più sul tumore è la prima skill di Amazon Alexa, dedicata al supporto psicologico delle persone che hanno una diagnosi di cancro e dei loro caregiver. È stata sviluppata e ideata da Pfizer con il supporto e il patrocinio della Società di Psico-Oncologia Italiana. Si tratta di un'applicazione, di una skill che ovviamente è fruibile gratuitamente attraverso smartphone o attraverso appunto dispositivi Alexa Amazon che sono presenti nelle case di molte persone, e fornisce informazioni su aspetti molto vari e diversi di quello che è la convivenza con la malattia, quindi dalla diciamo, relazione con le altre persone, il ritorno alla normalità, il dialogo con i propri figli, tanti aspetti che sono importanti per le persone, sono argomenti che spesso non vengono discussi e affrontati in quello che è il dialogo continuo con il proprio oncologo curante. I contenuti sono stati realizzati da una psiconcologa esperta, la dottoressa Gabriella De Benedetta, psiconcologa all'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli. Alcuni dei contenuti sono direttamente narrati da Alexa, quindi con una voce sintetica umanizzata, mentre gli approfondimenti in forma di podcast vengono narrati direttamente dalla voce della dottoressa De Benedetta, quindi una voce umana. Riteniamo che sia un supporto importante per le persone che vivono con la malattia e per i loro caregiver, perché di fatto affronta quella parte della convivenza con la malattia, che è la sfera più emotiva, le angosce, le preoccupazioni, i dubbi, che appunto sono importanti da gestire, perché se gestiti bene aiutano anche il paziente, la persona, a poter aderire meglio a quello che è il percorso terapeutico che bisogna affrontare. Perché se ci riflettiamo, la diagnosi di cancro nella vita di qualsiasi persona rappresenta una informazione, una notizia che sconvolge la vita della persona e delle persone care che gli sono intorno. E anche la convivenza con la malattia, che per fortuna, grazie alla ricerca, è sempre più lunga, ma non priva di ostacoli, di momenti di sconforto, se ci riflettiamo, è fatta da una serie di tappe, di continui checkpoint, che sono i follow-up, in cui si attende il risultato di un'indagine, la visita con il medico. Sono momenti che ovviamente portano insieme speranza da una parte, ma anche, diciamo, preoccupazione dall'altra. Quindi è sempre più importante, quanto più il percorso con la malattia, e per fortuna un percorso più lungo, non curare solo la malattia, ma curare anche la persona. E quindi fornire degli strumenti che rappresentino un supporto psicologico al paziente e al caregiver, se vogliamo anche una sfera, un'area di contenimento emotivo, no? Noi come Pfizer siamo convinti, e devo dire anche orgogliosi di essere i primi a farlo, che anche in questa direzione bisogna provare a sondare strade nuove, metodologie nuove.
Noi in questo caso abbiamo voluto fare riferimento a una tecnologia che ormai è una tecnologia presente nelle case di tante persone. Gli assistenti vocali sono nei nostri telefonini, ci aiutano nel quotidiano a fare una serie di operazioni, si stanno sviluppando perché aprono prospettive in tanti campi. Perché non utilizzarli anche per aiutare chi vive con il cancro? Pensiamo che rappresenti un impegno, una dimostrazione di un impegno che fa Zera nel fornire degli strumenti che siano concreti, siano realmente utili nella vita di tutti i giorni per poter migliorare la vita dei pazienti con cancro e aiutarli a convivere con quello che sicuramente è un ospite indesiderato. Il progetto Di Più sul Tumore è un progetto in cui credo molto, ha una grande forza secondo me, e ringrazio la Pfizer e tutte le persone che ci hanno lavorato con grande competenza e dedizione. Il progetto ha il grande vantaggio di essere fruibile a più livelli, perché se da una parte aiuta le persone ad orientarsi nella confusione che spesso accompagna la malattia oncologica, dall'altra dà anche alcune piccole indicazioni pratiche per affrontare alcune difficoltà e aiuta allo stesso tempo, aiuta però a comprendere il livello del proprio malessere e quindi anche l'importanza poi di chiedere un aiuto specifico. È un progetto anche abbastanza vasto, ci sono 23 argomenti, podcast per 23 argomenti che sono divisi in 4 tematiche principali che riguardano l'elaborazione della malattia, quindi l'impatto della diagnosi, il cambiamento corporeo e altro, la relazione con gli altri, quindi la relazione con i propri familiari, con gli amici, ma anche con i colleghi, altre relazioni, in modo particolare la relazione con i propri figli, l'importanza del comunicare sulla malattia con i propri figli. Comunicare sulla malattia con i propri figli è molto difficile per chi ha una patologia oncologica, ma in questo progetto, nel podcast, diamo anche indicazioni rispetto a degli strumenti che esistono, fruibili attualmente, che possono aiutare molto i pazienti in questo tipo di comunicazione. Il terzo grande argomento è il superamento della malattia e il quarto sono le emozioni legate alla malattia, dove si affrontano un pochino tutte le emozioni, oddio, dire tutte le emozioni è una parola grossa, molte emozioni, quelle che noi riteniamo più frequenti e più imponenti, anche più difficoltose da gestire durante il percorso di malattia. Quindi ci sono questi 23 argomenti dove Alexa risponde al quesito, e sono fatti tutti, tra l'altro, iniziano tutti quanti con la citazione di una frase famosa inerente ovviamente l'argomento trattato. E poi ci sono altri quattro skill, è un dialogo aperto fra me e un paziente, sono delle risposte che lo psico-oncologo potrebbe dare a delle riflessioni interne del paziente, e riguardano 4 tematiche che sono l'elaborazione della malattia, la gestione dei sentimenti negativi, la gestione delle relazioni e il momento del ritorno alla vita. Quest'ultimo argomento anche credo che sia molto importante, perché non tutti si rendono conto di quanto sia difficile il passaggio di quando terminate le terapie si sta bene e si è pronti alle proprie attività del quotidiano. Questo passaggio è estremamente difficile. Molte persone pensano che sia semplicemente un momento di gioia, un momento di felicità, perché ci si lascia alle spalle la malattia, e in pochi considerano invece quanto è difficile
fare questo passaggio. È difficile quasi quanto il passaggio iniziale, il momento della diagnosi, quello in cui si entra nel mondo della malattia. Quindi per questo abbiamo voluto dedicare uno spazio, come dire, un pochino più ampio, un pochino più approfondito a questa come a queste ultime tre tematiche. Se volessi riattivarmi, ti basterà dire Alexa, apri di più sul tumore. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità per Gilteritinib, la terapia orale in unica dose giornaliera come monoterapia per la cura di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta recidivante o refrattaria, cioè resistente al trattamento, con una mutazione FLT3 rilevata da un test pienamente convalidato. Gilteritinib rappresenta uno dei pochi progressi ottenuti negli ultimi 40 anni per la cura della leucemia mieloide acuta in Italia e ha il potenziale per migliorare gli outcome di cura con due tipi di mutazione del gene FLT3, la duplicazione interna in tandem e il dominio tirosin chinasico, agendo su entrambe le mutazioni del gene e spegnendo il recettore che altrimenti, restando acceso, è causa della continua proliferazione delle cellule leucemiche. La leucemia acuta mieloide è una malattia tumorale del sangue. L'incidenza è di circa 3-5 casi per 100.000 abitanti, per cui in una popolazione di 60 milioni più o meno come la nostra, stimiamo di vedere 3.000 pazienti all'anno. La malattia è molto più frequente nel paziente anziano. L'età di incidenza nei paesi industrializzati, quindi quelli occidentali, è di 65 anni. Questo implica dei problemi poi terapeutici, perché questi pazienti molto spesso hanno altre malattie, antecedenti, concomitanti, per cui dobbiamo sempre stare molto attenti tra la tossicità di una possibile terapia e i vantaggi che la stessa terapia può dare. È una malattia non prevedibile, si definisce acuta perché molto spesso nasce in pochi giorni, a volte addirittura in poche ore. E i sintomi sono legati strettamente a quella che noi definiamo insufficienza ipoietica, cioè siccome la malattia è caratterizzata da un accumulo di cellule patologiche nel midollo osseo, dove vengono prodotte le normali cellule del sangue, cioè i granulociti, le piastrine e i globuli rossi, si instaura proprio per l'invasione da parte di queste cellule tumorali la capacità di produrre le cellule normali. Siccome sappiamo che i granulociti ci proteggono dalle infezioni, le piastrine dalle emorragie e i globuli rossi dall'anemia, molto spesso questi pazienti si presentano con febbre, sono pallidi, anemici, astenici naturalmente, come tutti i pazienti anemici, e possono avere vari livelli di emorragie. La diagnosi oggi si fa prima, perché quando il paziente comincia a stare male, perché avverte appunto questa insolita stanchezza, un altro sintomo importante sono i dolori osteoarticolari, no? Perché la malattia invade, è una malattia sistemica, non è stadiabile, non è come il tumore della mammella o del polmone che può essere stadiato a secondo, diciamo, dei siti di invasione delle cellule tumorali. Quello che sta accadendo oggi è che il paziente, alla comparsa dei sintomi, va prima dal medico, il medico fa fare un emocromo. E generalmente si insospettisce perché nota delle anomalie, diciamo, che spesso sono l'aumento o la riduzione dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine. E poi è chiaro che viene inviato a una struttura Da uno specialistica specialista. perché è un'emergenza clinica. Siamo intervenuti finora con della chemioterapia. Era un approccio così anche in qualche modo devastante nei confronti delle persone che dovevano subire questa intensive chemotherapy, cioè chemioterapia intensiva, dovevamo trattare tutto il corpo, quindi con dei veleni fondamentalmente. E questo spiegava come solo i giovani potevano sopportare un approccio di questo genere. È cambiato il paradigma perché l'identificazione di una lesione genetica associata a questa leucemia, in particolar modo la leucemia mieloide cronica, il 45% dei pazienti al momento della ripresa della malattia, il 25% al momento della diagnosi, hanno un'alterazione su un gene specifico che si chiama FLT3. Questo è un recettore, è una specie di interruttore, dopo un termine semplice, un interruttore che si è rotto dentro e la luce rimane accesa, un termostato che si è rotto e la caldaia continua a scaldare
anche se abbiamo 35 gradi in casa. E questo termostato viene identificato nel 45% dei pazienti con leucemia mieloide acuta, sia che siano giovani sia che siano anziani, come l'interruttore che si rompe, e purtroppo basta questo solo interruttore per creare questo grande disastro che è la leucemia mieloide acuta, sia che sia anziano sia che sia giovane. Ed è stato proprio lì la forza, diciamo, in qualche modo, che andiamo a celebrare con un po' di orgoglio anche italico, questa nuova medicina che arriva, perché noi abbiamo cercato da molti anni un inibitore selettivo, vuol dire una specie di pollice che spinga questo interruttore, lo tenga fermo, lo spinga a mano in qualche modo. E questa è una medicina che è il gilteritinib, che in questo momento diventa medicina del Servizio Sanitario Nazionale a vantaggio di tutti i nostri cittadini e dei loro parenti, quindi alla comunità scientifica dei medici italiani, che hanno finalmente una medicina che riesce a mettere un dito sull'interruttore rotto e spegnere finalmente la luce del vantaggio. Ed è un grande vantaggio perché è una terapia mirata, una target therapy, una terapia a bersaglio. Colpiamo selettivamente solo ed esclusivamente le cellule leucemiche. Nel Lazio ogni anno 3.000 nuovi casi di cancro della prostata e migliaia sono i cittadini che in questa regione convivono con questa neoplasia. L'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma è punto di riferimento nella diagnosi e cura del tumore alla prostata, con un percorso diagnostico terapeutico assistenziale PDTA certificato secondo lo standard di qualità internazionale Union ISO 9001-2015. Questo percorso certificato dall'ente internazionale Bureau Veritas garantisce al paziente di essere seguito da un team multidisciplinare in tutte le fasi del percorso di cura, dalla diagnosi al trattamento e ai follow-up, secondo un approccio integrato e multiprofessionale. Il problema per il carcinoma della prostata è che l'uomo, inteso come il sesso maschile, è un po' il sesso debole per la prevenzione della diagnosi e la cura dei tumori. C'è un po' un retaggio culturale, in particolare per il carcinoma della prostata c'è la paura di questa diagnosi, principalmente per l'aspetto della virilità, come sappiamo un po' tutti. Diciamo che questo è un ambito un po' sociale ed è per questo che abbiamo voluto comunque istituzionalizzare un percorso per i cittadini che hanno il carcinoma della prostata, che però già da molti anni stiamo effettuando presso il San Giovanni, perché dal 2008, da quando sono arrivato io, e comunque con l'arrivo soprattutto del robot Da Vinci, abbiamo fatto un salto di qualità per la chirurgia dei pazienti con carcinoma prostatico, e questo ha trainato con sé quindi le altre discipline come la radioterapia e l'oncologia. Il robot Da Vinci, lo sappiamo, ci permette, diciamo, una chirurgia più gentile, con migliori risultati funzionali. Prima dell'arrivo del Da Vinci, giusto per fare un excursus minimamente storico, fino al 2007 qui al San Giovanni gli interventi chirurgici per carcinoma prostatico erano 15-20 al massimo all'anno. Adesso sono tra i 250 e i 300 all'anno. Siamo nella regione Lazio di gran lunga i primi per quantità di interventi chirurgici fatti, e tra i primi 10 tra l'altro in Italia. L'oncologia non può lavorare da sola. Il paziente oncologico, si dice molto facilmente che sia al centro, deve essere al centro, ma in realtà non è solo al centro per un discorso, diciamo, di tutela, ma deve essere al centro perché deve essere, la sua patologia deve essere discussa e bisogna dargli il meglio. Oggi nell'ambulatorio, dove prima c'era soltanto l'urologo, oppure doveva andare a cercare l'oncologo, aveva bisogno del radioterapista, aveva bisogno della persona che si occupava della riabilitazione, oggi siamo tutti insieme. Quindi il caso viene discusso interamente da tutti i partecipanti al gruppo multidisciplinare, da professionisti che si occupano in particolare di quella patologia, perché questo va sottolineato, e questo dà un altro grosso vantaggio al paziente, cioè quello di sapere a chi rivolgersi,
Cioè non vedere una volta un medico, una volta uno specialista, una volta un altro, ma in linea di massima di essere preso in carico da quelle stesse persone. Questo la persona, il paziente oncologico lo gradisce molto, perché è più facile per lui, diciamo, rapportarsi con la persona che lo ha seguito, che lo sta seguendo, che ha preso la decisione per lui. Questo ha bisogno di due cose: della professionalità del medico e soprattutto del fatto che il paziente si fidi di quella persona, si fidi, sappia di che cosa, da che cosa è affetto, che cosa si può fare, e si, diciamo, si dia in tutto e per tutto, perché sa che comunque ci sono un gruppo di professionisti che possono lavorare per lui. Non esiste più l'ambulatorio qualunque che tratta un tumore della prostata, della mammella, del colon, ma esistono dei centri dove si fa il meglio e il massimo che si può fare, e questa è una garanzia per il paziente oltre che per i professionisti. Il 65% delle donne con disabilità ha subito una qualsiasi forma di violenza. Non è tutto, perché un altro dato è significativo, e cioè che solamente il 10% lo denuncia. Secondo l'Istat, un ulteriore dato va preso in considerazione, e cioè che il rischio di subire stupri è doppio per le donne con disabilità rispetto alle altre donne. Sono dati che sono così raccapriccianti, che ci fanno anche un po' paura, e descrivono tra l'altro quello che è un fenomeno che fa parte del nostro mondo, della società in cui tutti viviamo, che è quello della discriminazione multipla, cioè un mix di disparità, di disuguaglianze di genere, di barriere che impediscono la piena partecipazione alla vita sociale e al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, che rendono le donne sempre più discriminate rispetto agli uomini. Quali sono i diritti delle donne con disabilità? Li conosciamo? Forse no, forse non li conosciamo abbastanza, e sono diritti che vanno conosciuti. E gesti, tra l'altro, di discriminazione e di violenza non vanno taciuti, vanno raccontati, vanno denunciati, vanno analizzati, vanno indagati, perché questo ci rende donne migliori, più forti, e ci rende una società più partecipe ai diritti di tutti quanti. E quindi l'obiettivo comune è sostanzialmente conoscere. L'obiettivo comune è conoscere per contrastare un fenomeno come questo. Come fare? Beh, conoscendolo meglio, ecco perché l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha investito molto su un progetto che si chiama IDEA, che nasce proprio per parlare e per far conoscere un fenomeno come la discriminazione nel mondo della disabilità femminile. Se vogliamo conoscerlo meglio, questo mondo e questo fenomeno, basta collegarci al sito dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e scoprire che ci sono appuntamenti importanti, sono dei digital talk che chiameranno tutte le donne in causa ad ascoltare, a capire, a comprendere. Dall'8 maggio al 12 giugno colleghiamoci e partecipiamo ad eventi che potranno cambiare la vita delle donne con disabilità.